Nonostante le temperature miti iniziano a circolare in Italia i primi virus influenzali, anche quest'anno ci sarà una circolazione che precede il normale picco influenzale previsto a fine novembre-dicembre. Assosalute ha stimato che in Italia sono oltre 14 milioni le persone che potrebbero essere colpite da virus respiratori e altre infezioni dettate da questo periodo. Secondo i virologi, occorre tenere alta la guardia perché in Australia questa influenza è stata particolarmente severa, con numerose ospedalizzazioni e più di 15 milioni di persone che hanno contratto il virus.